Parliamo del match tra Fiericcione e Rimini, un derby autentico tra queste due formazioni sotto tanti punti di vista, una sfida che il Rimini voleva vincere anche per ottenere i tre punti su un campo comunque magico. Ricordiamo che sul Nicoletti il Rimini aveva festeggiato proprio il successo in Coppa e dunque è il Rimini pericoloso al sesto con questo colpo di testa out da parte di Valeriani. Dalla parte opposta però Fiericcione, squadra in assoluta forma, ci prova con Sottile, ottima la risposta da parte di Scotti. Andiamo al 29esimo minuto, Fiericcione che va vicinissima al vantaggio con questa conclusione di Cecconi, grandissima la risposta dell'estremo difensore del Rimini, ancora una volta sollecitato, in questo caso da Sottile, e ci vuole tutta la sua esperienza ma anche la bravura di Scotti per evitare la capitolazione. E allora, quando si può disporre di un vantaggio come quello rappresentato da un portiere così eccezionale, diventa gioco facile anche portarsi in vantaggio. Al 38esimo assist di Ricchiuti per Cicarevic, che si porta il pallone sul destro e poi trova un tiro a giro che si insacca alle spalle del portiere Leardini. È l'1-0 per quanto riguarda il Rimini in casa della Fiericcione, un match che però, come abbiamo visto, può riservare molte sorprese, perché la squadra padrona di casa è perfettamente in partita, anche se ad inizio ripresa il Rimini va vicinissimo al gol della sicurezza. Cicarevic anticipato sul più bello, poi lo stesso numero 11 che cede a Ricchiuti, va in avanti Ricchiuti, poi scarica un tiro che sorprende Leardini, che regala il 2-0. L'ha proprio usato questo termine, in quanto si fa passare il pallone sotto le gambe, dunque Rimini col minimo sforzo comunque in vantaggio. Errore colossale da parte di Leardini e porte spianate dunque al Rimini, che cerca a questo punto di controllare la partita. Ci prova Cecconi, niente da fare, poi la conclusione da parte di Savioli che innesca la risposta corta di Scotti e il tap-in da parte di Cecconi. Pareggio della Fiericcione, 2-1, chiedo scusa, della Rimini sulla Fiericcione al 15esimo della ripresa, e partita ora nuovamente in bilico. Sale la squadra ospite che reclama un penalty, va giù Savioli nel contatto con il difensore del Rimini, il rigore non arriva, arriva invece l'espulsione, l'allontanamento di Gianluca Righetti dalla panchina della Fiericcione. Fiericcione che cerca un'altra situazione ai limiti dell'area di rigore, non ottiene il rigore anche in questa circostanza. Forse c'era un fallo commesso da Valeriani ai danni di Savioli, arriva un giallo per proteste, insomma si finisce un po' con un clima da gazzarra per un match che il Rimini vince pur senza convincere come è accaduto in altre circostanze, ma comunque sono tre punti pesanti per mantenere sostanzialmente inavvicinabile il primo posto nel campionato di eccellenza.